aumentano le complicanze del diabete. Vediamo quali sono, ne parliamo oggi in studio con il professore Vincenzo Provenzano. Benvenuti a Prima Pagina Salute, vediamo appunto quali sono le complicanze del diabete, ne parliamo in studio con Vincenzo Provenzano, presidente della SIMDO, Società Italiana Metabolismo Diabete e Obesità. Benvenuto, presidente, mi sente? Grazie, grazie dell'invito. Grazie a Grazie lei, dell'invito, grazie a sì. lei. Ecco, iniziamo dicendo che la SIMDO ha inviato una lettera al Ministero della Salute sul tema delle complicanze diabetiche. Qual è il contenuto di questa lettera? Perché è molto importante per tutti, i diabetici e per tutti coloro che ci ascoltano, che hanno, un paziente diabetico, in casa. La lettera che la società ha mandato è stata mandata per correttezza sia al Ministero della Salute che eravamo ancora nella settimana preelettorale a tutti i candidati per le elezioni politiche, in questo caso nazionali, ma anche regionali in alcune regioni, vedi la Sicilia. È una lettera, è un accorato appello nel quale noi testimoniavamo intanto che in questi 3 anni di epidemia Covid le complicanze già brutte del diabete. Vi do alcuni dati. Il diabete al mondo è prima causa di cecità, di amputazione agli arti inferiori, è causa di malformazioni in gravidanza o di aborto precoce. Diciamo che purtroppo, diciamo, tutte queste sono le complicanze, non voglio fare un elenco brutto, ma purtroppo è così, le complicanze cardiovascolari, per esempio. Tutte queste complicanze, già di per sé invalidanti, è presente anche in Italia, in alcune regioni, in particolar modo nel sud dell'Italia, si sono progressivamente aggravate perché 3 anni di, diciamo, di servizio, potremmo chiamare Covid, hanno in qualche modo allontanato i pazienti dai loro centri di cura. Quindi sono state ridotte notevolmente le visite diabetologiche, sono stati ridotti i ricoveri. Diciamo, questo ha creato questo problema davvero serio nelle persone con diabete in tutta Italia, non vorrei dire nel resto del mondo, ma certamente in Italia. Allora l'appello che noi abbiamo mandato appunto ai politici era che nella loro agenda, e lo rinnoviamo adesso al Ministero della Salute, nella loro agenda dovrebbero porre il diabete come una delle priorità fondamentali, essendo il diabete una della più importante certamente malattia di carattere sociale, cioè significa una malattia che ha un'incidenza dell'8% della popolazione italiana, dei casi noti. Esistono anche circa 1,5 milioni di casi di diabete non noto e poi esistono altri casi che sono quelli che noi chiamiamo prediabete, soggetti a rischio. Ecco, occuparsi di questa problematica che purtroppo si rivela oggi con grande tristezza, devo dire, con aumento della prevalenza perché esistono i casi di diabete post-Covid, ma con aumento delle complicanze perché questi pazienti non sono stati curati. Il nostro documento ripropone Sì. un documento che già era stato pubblicato in una importante iniziativa nazionale di motore sanità, era Call to Action. Noi proponevamo dei punti fondamentali che abbiamo riproposto all'assessorato, ovviamente agli assessorati e al Ministero della Salute. Questi punti prevedono soprattutto quello di intensificare la gestione completa, potremmo dire, ospedale-territorio delle persone con diabete. Intensificare l'uso della tecnologia che purtroppo oggi è a macchia di leopardo. Fondamentale l'utilizzo della cartella diabetologica per poter condividere i dati tra medicina di base e specialista, ma direi anche tra specialista, cardiologo, nefrologo. Quindi creare, diciamo, un Creare una circuito, rete. una rete vera e propria per aggredire questa patologia che era in qualche modo, noi stavamo assistendo a una diminuzione dei casi di complicanze in Italia, tranne una che è l'insufficienza renale, che purtroppo ancora era in aumento, ma adesso i farmaci innovativi stanno provando a cambiare questo decorso. Quindi Ecco, agire in quindi maniera, direi, questo subitanea. trend inizialmente in diminuzione con questi anni di pandemia è stato appunto Purtroppo sì, drasticamente decisamente modificato, sì. insomma, vi è un aumento delle complicanze. Ma Abbiamo Presidente, assistito a quali un sono calo del intanto 60. le persone che risentono maggiormente della mancanza di diagnosi?
Allora, il diabete, come è noto, è una patologia cardiovascolare che inizia, potremmo dire, prima dell'iperglicemia. È una patologia che è legata all'obesità. Adesso in Italia purtroppo abbiamo una prevalenza di obesità, tra obesità e sovrappeso, che arriva a quasi una persona su due. Il Covid ha aggravato queste statistiche, nel senso che purtroppo stando a casa la gente ha mangiato, esiste proprio una obesità da Covid come esiste il diabete da Covid. Quindi tutte queste persone che stanno per sviluppare il diabete accanto a quelle che già ci sono, e quindi parliamo di circa 1,5 milioni di persone che già hanno il diabete e non sanno di averlo, di persone in pre-diabete, 3 milioni di persone italiane che potrebbero efficacemente, su cui si potrebbe efficacemente fare prevenzione. Quindi la parola d'ordine è prevenzione. Prevenzione come con la lotta fondamentalmente all'obesità, con la modifica degli stili di vita. E direi anche in una piccola parte, permettetemelo, tutto quello che si chiama long COVID, che ha mostrato di creare una percentuale di diabetici nella nostra casistica, noi siamo il centro occidentale più, diciamo, pieno di pazienti della Sicilia occidentale, un più 18% di persone con diabete, quindi Sono aumento di numero di tantissime, persone. Presidente, sono tantissime. Abbiamo dei dati anche che Allora, riguardano le altre regioni? esiste, diciamo, da questo punto di vista del diabete COVID, come è stato definito, un registro, un unico registro che è a Londra, al quale noi stiamo partecipando. Gli studi recenti, in particolar modo due, sono stati presentati al Congresso europeo di Stoccolma, dimostrano come ci sia una percentuale variabile di diabete all'esordio intorno dal 18 addirittura al 50%. Quindi quei pazienti che fanno la malattia, soprattutto se ricoverati, hanno questa enorme percentuale di possibilità di fare il diabete. Fortunatamente, come è accaduto in passato, una buona percentuale di questi, potremmo dire 2/3 di queste persone che fanno questa forma di diabete che potremmo definire da Covid, sono persone in cui il diabete regredisce e quindi ritornano alla normalità, ma abbiamo i casi anche, permettetemi di sottolineare, di diabete 1, cioè di bambini che diventano diabetici. In tutto il mondo la prevalenza, per esempio, del diabete nella fascia d'età 6-11 anni si sta riducendo, invece la caratteristica peculiare è che stiamo assistendo in Europa ha una maggiore prevalenza sempre più di diabete 1, quindi bambini diabetici post-Covid, ma prevalentemente in questa fascia 6-11 anni. Quindi è, come vedete, un problema che bisogna attenzionare molto per bene, perché è un'epidemia nell'epidemia, nel senso che l'epidemia Covid, che purtroppo abbiamo i dati di stamane dell'Istituto Superiore di Sanità, sta dilagando nuovamente in Italia. Questo rischia di compromettere un equilibrio veramente ormai diventato, direi, veramente pericoloso. Immaginate pazienti neoplastici, pazienti diabetici come pazienti neoplastici, allontanati dalla possibilità delle cure, allontanati, immaginate, la prevenzione diventa un sogno irrealizzabile se manco possiamo garantire loro una adeguatezza delle cure. Quindi sfruttare i fondi del PNRR, questa è la proposta che noi abbiamo fatto agli organi politici tutti, per intanto creare le piattaforme di tecnologia, quindi la televisita, la telemedicina, la telediabetologia, quindi permettere di creare una diabetologia chiamata di prossimità, cioè andare noi nelle case dei pazienti, se questi malauguratamente, come è successo o come potrebbe accadere, non possono venire negli ambulatori, raggiungere questi pazienti a casa loro, andare a vedere, ripeto, in maniera coordinandola, in maniera ovviamente dettagliatamente regolamentata con la telemedicina, andare a vedere le loro condizioni di salute, operare con un modello di cura che, ricordiamoci, dopo il Covid non potrà mai essere quello che conoscevamo. Certo, assolutamente. Digitalizzare tecnologia, Presidente, autocontrollo, informare i pazienti. quindi ecco, intanto i bambini sono i soggetti che più risentono di questa mancanza di diagnosi. Abbiamo detto la fascia 6-11. Abbiamo detto che è necessaria ed è fondamentale la prevenzione sia nei confronti del diabete, ma anche appunto dei fattori di rischio come l'obesità, che è uno dei fattori di rischio più importanti nel caso del diabete. Ma le complicanze, ecco, qualora non fossero curate, a cosa porterebbero? Purtroppo le complicanze nel diabete significano ancora oggi, guardate, il dato più, direi, a prima vista che appare nei pazienti ricoverati. Noi non vedevamo più pazienti con gangrene diabetiche, praticamente, perché l'istituzione di un ambulatorio, di una struttura che è un day service dedicato, ha, diciamo, permesso
di vedere soltanto patologie del piede nella fase, potremmo dire, iniziale o nelle piccole ulcere. Stiamo assistendo ai ricoveri per gravi ulcerazioni del piede, stiamo purtroppo riassistendo alla ricomparsa delle amputazioni. Voi ricorderete che l'Italia ha una mappa delle amputazioni di piede, questa mappa era veramente terribile 4-5 anni fa ed era una mappa che direi nel tempo aveva beneficiato dell'intervento precoce, cioè il controllo assiduo della glicemia, dell'aspetto cardiovascolare, quindi avevamo ridotto notevolmente questa terribile complicanza che secondo me fa da esempio perché colpisce non i vecchietti, ma colpisce persone anche relativamente giovani, nei quali ovviamente il rischio di amputazione diventa fondamentale. Vi do un dato per tutti, in Italia noi spendiamo 20 miliardi di euro per l'assistenza al diabete. Ebbene, ricordate che questo lavoro è stato pubblicato regolarmente, ho partecipato anch'io. Di questi 20 miliardi, soltanto 9 miliardi sono per la spesa diretta, cioè per farmaci, ospedalizzazione, eccetera. Ben 11 miliardi sono legati o a pensionamento precoce o a mancanza, giorni di mancanza al lavoro. Quindi, come vedete, i costi indiretti del Sono diabete incidono costi sul tutto. altissimi che potrebbero essere evitati se ci E fosse potrebbero un certamente essere investimento, aiutati con una appunto politica. come ha detto lei, con i soldi del PNRR. La cartella Lì possono essere diabetologica, utilizzati. vogliamo parlare Sì. della cartella diabetologica? Di cosa si La tratta? cartella diabetologica è lo strumento fondamentale assieme a quella che potremmo dire i criteri della cura, fondamentale per gestire bene il diabete. Cosa significa da questo punto di vista in maniera molto semplice? Se noi mettiamo in rete tutti i dati delle persone con diabete, tutto quello che questa persona ha, magari anche trasformando poi questi dati in quella che potrebbe essere una sorta di carta di credito magnetica dove il paziente porta con sé tutti i dati. Ecco, avere tutti i dati a disposizione, questi dati condivisi con la medicina generale, ma anche con gli specialisti delle complicanze, soprattutto cardiologi e nefrologi, significano avere in tempo reale tutto quello che esiste sul problema diabete e permettere la creazione di quello che possiamo chiamare subito registro del diabete. Il registro del diabete naturalmente ci permette di fare studi accurati, di fare campagne di prevenzione mirate. Pensate, uno dei dati fondamentali su cui si basa oggi l'aumento della prevalenza del diabete è la percentuale di soggetti che vivono in città, quindi la urbanizzazione esasperata è una delle cause del diabete. Anche questo significa che ormai il modello città vivibile per le persone con diabete deve essere un modello dove ci siano città che abbiano verde, che abbiano piste ciclabili, che abbiano possibilità di fare attività fisica, anche perché una delle cause del diabete, una delle cause delle malattie vascolari e del cancro, risulta essere il PM10 che nelle città affollate è più presente. Quindi, come vedete, il modello, l'appello che noi lanciamo alla politica è un appello globale, dalle città vivibili dove si possa fare, diciamo, buona qualità della vita, e buona qualità dell'aria. Quindi ritorniamo La assieme, come può mancanza notare, al di discorso di attività fisica appunto, non giova sicuramente a chi come soffre di diabete. Poi in questi anni di pandemia non abbiamo avuto modo assolutamente di muoverci, quindi ancora peggio, le condizioni sono peggiorate. ancora peggio. Vedete, il discorso ci riconduce a quello che è la tutela dell'ambiente, del pianeta, che tutta ancora una volta si riconduce ad una salubrità di quello che sono le condizioni ambientali. Perché questo purtroppo, dico, come abbiamo già avuto modo di verificare, non soltanto è legato a evitare le cose terribili che stiamo verificando nel clima, le alluvioni, le grandi tempeste, ma serve a far sì che ci sia una condizione di vivibilità ambientale che allontana, ripeto, non soltanto il diabete, in questo caso, ma la malattia cardiovascolare, le malattie oncologiche. Senta, professore, questi pazienti che soffrono di complicanze, che ricordiamo appunto sono cecità, dialisi, ritorno del piede diabetico, insufficienza renale e anomalia nelle gravidanze con malformazioni, possono essere recuperati in tempo e possono essere ecco, guariti prima di veramente andare incontro a esiti catastrofici? Cosa accade? Si sta cercando di far qualcosa per questi pazienti? La proposta operativa con i numeri, come siamo abituati a fare, quindi concreta, gliela riepilogo subito. In Italia abbiamo 2.000 specialisti in diabetologia ed endocrinologia, quindi che si occupano di persone con diabete, però i punti di erogazione specialistiche in Italia sono appena 650.
Di questi 650, soltanto 350 sono i centri di diabetologia, quindi come vede l'assistenza specialistica in Italia è molto ridotta. Pur avendo È dimostrato, pur avendosi insufficiente. dimostrato nel tempo, l'assistenza specialistica riduce del 19% già la mortalità, immaginate la morbilità. Quindi la proposta che facciamo ovviamente al Ministero della Salute è di creare sempre più, attraverso le opportunità adesso delle case della salute. Ho visto che alcuni nuovi organi di governo non la pensano così, ma attraverso, diciamo, la sanità di prossimità, creare una integrazione, aumentare la possibilità di raggiungere i diabetici nelle loro case, per esempio anche nella dispensazione dei farmaci, evitare le lungaggini, evitare le prescrizioni multiple. Quindi, ripeto, una medicina di prossimità che vede un maggior numero però di persone che possono curare. Sono assolutamente inadeguati, dicevamo, le strutture, appena 300 ambulatori di diabetologia singoli in Italia. Consideratela, in Italia abbiamo circa 6 milioni di persone con diabete, quindi immaginate come possono fare in atto questi specialisti. Siamo 2.000 specialisti in tutta Italia appena, ma buona parte di loro non sono neanche organizzati in strutture, diciamo, polifunzionali, che vuol dire polifunzionale. Oggi il lavoro del diabetologo deve essere un lavoro che vada a vedere subito dal punto di vista cardiovascolare, dal punto di vista renale, e quindi la integrazione immediata che deve esserci fra queste figure nei punti di cura, cardiologo, appunto, diabetologo, medicina interna, medicina, diciamo, generale e nefrologo. Ecco, al nuovo governo noi chiediamo questo, assieme alla istituzione nuovamente di una commissione che esisteva, la Commissione Diabetologica Nazionale, che purtroppo non esiste più, almeno non si riunisce da anni. Ecco, non voglio dire mettere il diabete al centro, ma certamente mettere questa patologia sociale, che poi miete tante altre vittime. Il diabetico ha tutte queste problematiche, ma è una persona che facilmente fa le neoplasie, per esempio. Quindi tutto questo mettere al centro dell'agenda politica per poter utilizzare i fondi in maniera adeguata e non Ma sperperare come mai la fondi. commissione nazionale e regionale non esiste più? Allora, le posso dire, le commissioni regionali continuano ad essere operative, in alcune regioni particolarmente attive. Alcune regioni, per esempio, hanno fatto delle innovazioni. Esistono regioni veramente belle dove la tecnologia è al massimo, dove l'utilizzo della tecnologia avanzata va molto bene. Quindi anche da questo punto di vista non è più possibile pensare a una sanità regionalizzata con In disparità cui di vi accesso siano e di troppe disponibilità di differenze cure. tra una regione e Questo non è più l'altra, anche perché possibile, poi il diabete è una assolutamente. malattia talmente diffusa, per cui. Poi lei pensi per un attimo il diabetico che abita in città con le possibilità che ha, il diabetico che abita in campagna o in provincia. Quindi questa disequità di accesso alle cure, secondo noi, deve essere il primo movens di qualunque strategia politica che speriamo il governo possa affrontare nel portare avanti tutto quello che sono diciamo, gli assi, gli obiettivi assi della cura. Garantire equità di accesso alle cure è fondamentale. Io direi non soltanto nella singola regione, dove alcune volte tra un territorio e l'altro cambiano le modalità di distribuzione, per esempio, di farmaci o di presidi, ma deve essere equità di accesso alle cure in tutta Italia, in tutte le regioni. Presidente, le commissioni regionali hanno svolto dei compiti importanti, ma sono presenti in tutte le regioni d'Italia e quali sono le soluzioni per far fronte alle complicanze diabetiche? Vedete, le commissioni hanno un ruolo fondamentale sia per quanto riguarda la commissione nazionale che le regionali, perché le commissioni sono organi consultivi. Da questo punto di vista, la consultazione di esperti, nelle commissioni partecipano essenzialmente tutte le componenti della cura, quindi sono presenti diabetologi, endocrinologi, infermieri, psicologi, podologi e così via. Quindi la presenza ovviamente di queste varie componenti, di quelle che si rappresentano il team di cura essenzialmente, può essere indispensabile, direi, nella programmazione della sanità per quanto riguarda la gestione del diabete e delle complicanze. Purtroppo, ripeto, a livello nazionale questa commissione non esiste più, non si è più riunita, e questo è un grosso problema. Il primo appello per noi è quello di ricostituire questa commissione nazionale. Le commissioni regionali hanno un ruolo anch'esso determinante. Purtroppo sappiamo che la sanità in Italia è regionalizzata, questo non è, diciamo, un vantaggio, ma però offre delle opportunità. Per esempio, la Regione Sicilia, la Commissione Regionale del Diabete, della quale faccio parte,
partendo da un'esperienza importantissima che era l'esperienza Covid, i malati diabetici all'interno del Covid, il diabete era, ed è la malattia che maggiormente determina esiti infausti, quindi chi ha il diabete spesso ha le complicanze più gravi del Covid. Abbiamo messo in questi pazienti ricoverati nei reparti, abbiamo messo dei dispositivi che si chiamano Holter, sono dei dispositivi molto piccoli che vanno messi collocati all'esterno della cute del paziente che permettono una lettura istantanea della glicemia, non soltanto da parte del paziente, ma anche dagli organi di cura, dall'infermiera, dal medico e così via. Abbiamo visto come l'utilizzo, per esempio, di questi Holter nei pazienti diabetici abbassava nettamente la mortalità delle persone diabetiche ricoverate. Abbiamo pubblicato un lavoro che è stato riconosciuto un bel lavoro all'American Diabetes, al Congresso Mondiale di Diabetologia. Ma partendo da questa esperienza, noi abbiamo detto come commissione regionale all'assessore: guardate, questi dispositivi possono essere utili perché è dimostrato che il controllo della glicemia, ovviamente in una malattia che si caratterizza come timbro per la glicemia alta, il controllo della glicemia significa abbattere intanto a lungo termine le complicanze, ma anche abbattere la maggiore spesa che oggi si ha per il diabete in termini di ricovero, che è il ricovero per ipoglicemia. Abbiamo dimostrato l'utilizzo di questi dispositivi nei pazienti in terapia non soltanto con insulina, il resto dell'Italia vengono dati soltanto a pazienti che fanno 4 punture di insulina al giorno. Abbiamo visto però, dimostrando, diciamo, da studi fatti in Sicilia, che l'utilizzo del sistema determinava una controllo migliore della glicemia, una migliore ovviamente evidenza di complicanze, tutto questo ripeto in un'ottica che era stata l'ottica della telemedicina durante il periodo Covid. I pazienti venivano controllati regolarmente, venivano ovviamente, facevano meno complicanze. Pensate, ad oggi non è possibile dotare di un Holter, quindi rimborsare l'Holter a una, per esempio, una persona gravida. La gravidanza nelle persone, diciamo, nel circa il 13% delle donne italiane può complicarsi con diabete gestazionale, e di queste sono le principali, diciamo, gravidanze che fanno malformazione. E Sì. quindi abbiamo ottenuto anche per questa categoria l'utilizzo, la concessione dell'Holter, ma anche il grande capitolo delle ipoglicemie non da diabete, pensate le glicogenosi o altre patologie nelle quali la causa, diciamo, l'effetto fondamentale è l'ipoglicemia. Questi pazienti non potevano, se non a spese loro, utilizzare questo sistema. Quindi la Regione Sicilia, diciamo, ha la nostra proposta, che era quella di rimborsare l'Holter nei pazienti con diabete, che facevano anche ipoglicemizzanti orali, che facevano anche la sola insulina basale, nei pazienti diabetici ricoverati in ospedale, nei reparti di emergenza, nei reparti di cardiologia. Immaginate il paziente diabetico operato per esempio per un infarto del miocardio. Ecco, tutto questo è stato favorevolmente accolto dall'assessore. Abbiamo dimostrato che, seppur apparentemente spendiamo di più, in realtà risparmiamo in termini di costi, dicevamo costi di ricoveri, e a lungo termine meno complicanze. Siamo Presidente, diventati la prima regione. perché questo sistema non è stato accolto in tutta Italia, in tutte le regioni d'Italia? Questa è molto la domanda importante, perché dicevamo purtroppo c'è questa macchia di leopardo per quanto riguarda la tecnologia e l'utilizzo delle tecniche. In questo caso la tecnica più banale, che è quella che permette di assistere un diabetico anche a casa mentre tu stai curando il Covid, e quindi non avere quella triste tragedia di non poter assistere questi pazienti. E a Ecco, macchia di leopardo quindi bisogna diciamo convincere. che la proposta della Sindo è Di questa, che è estenderla in tutta Italia questa fondamentale. possibilità. Anche questo, sì, Sì, anche questo. oltre abbiamo detto, alla cartella diabetologica e anche al ripristino della Commissione Nazionale sulla Sì. diabetologia. Bene, complimenti, grazie ancora per essere stato qui con noi oggi, nostro ospite. Salutiamo Vincenzo Provenzano, presidente SIMDO, Società Grazie Italiana Metabolismo, Diabete e Obesità. Grazie. a te. Grazie per l'attenzione. Grazie per l'attenzione, a risentirci.